Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per farvi una piccola recensione della patch 1.2 che è uscita ieri. Vi lascio ovviamente il link in descrizione e il link del changelog completo se volete vedervelo. Mi soffermo qui prima di entrare in partita nelle opzioni di gioco. Hanno aggiunto la possibilità di rimuovere il traffico, questo qui sotto, l'ultimo. Graficamente hanno aggiunto l'Adaptive V-Sync, eccolo qua, che è una sincronizzazione verticale particolare che non vi sto qui a spiegare. Comunque, per chi gioca con PC sa di cosa sto parlando. Comunque, è una cosa molto, molto positiva. E basta. Per quanto riguarda altre cose, diciamo tecniche, hanno diminuito un po' l'uso della RAM, che io comunque non me ne accorgo perché ho 12 giga, quindi faccio fatica a vedere problemi di memoria fisica, memoria, sì, memoria di gioco. Hanno un po' migliorato il caricamento delle mappe, e sì, l'hanno diminuito un pochino quanto riguarda i tempi, eccetera. Allora, come aggiornamenti, diciamo, di gioco ce ne sono stati parecchi. Io andrò con calma, ve li farò vedere tutti. So che diventerà un video un po' lungo, ma vi prego di ascoltarmi. Per quanto riguarda, dicevo, i veicoli, hanno veramente fatto un ottimo lavoro. Ve ne accorgerete, anche ve ne sarete già accorti, che hanno migliorato la guidabilità, l'hanno migliorato per ottimizzato per volanti e gamepad. Vedete anche lo sterzo è stato veramente migliorato. I veicoli tendono molto meno a patinare, a slittare, andare in sottosterzo, e veramente, veramente ci voleva questo aggiornamento perché beh, prima era veramente, sembrava di giocare nel ghiaccio. Altra cosa, nel decelerare, vedete che tendono a fermarsi molto, molto meno di prima, meno velocemente, eccolo qua. C'è sempre la retromarcia Schumacher che va da 0 a 10 in un secondo, comunque pazienza. Vedrete, sì, questa è la prima cosa che ve ne accorgerete, soprattutto sulla trincia e sui trattori, veramente fatto un'ottima miglioria. Per quanto riguarda Shader, è sempre stato il bug che i plane si resettano quando rientrate, comunque è stato migliorato quello di caricamento. Vedete che il prodotto è molto più fluido quando si deposita nel fondo del cassone, è molto meno spigoloso di prima, veramente fa un bel effetto da vedere. Poi di qua andiamo con ordine. Mamma mia, sta motosega, non è che ha cambiato i tasti, che mi si è resettato tutti gli input binding, se devo cambiare tutto quanto. E niente, un'altra cosa che hanno migliorato, hanno diminuito molto il costo per l'idropulitrice. Se prima notavate i soldi andavano giù veramente alle svelte, adesso tendono veramente a non dar giù quasi per niente. Comunque, ottima cosa. Andiamo subito nel bosco, che faccio della cosa più diciamo aggiornamento più grosso che hanno fatto, che dobbiamo stare molto attenti. Hanno migliorato l'agenza, hanno migliorato in particolare l'utilizzo di telescopici, di bracci, di pinze, ragni e tutto quanto. Hanno veramente migliorato il tutto. Altra cosa, adesso l'agenza, anche se avete il rimorchio, lo lasciate qui quando salvate e rientrate, la cippatrice lo prende in automatico. All'occhio adesso, quando praticamente usate la cippatrice, scordatevi di utilizzare il nastro come, diciamo, un sistema di far andare dentro i tronchi, perché dovete accompagnarli dentro voi, dovete buttarli dentro il tamburo e essere abbastanza anche precisi. Eccolo qua. Quando l'avete accompagnato, lui se lo tira dentro, perché se lo depositate sul nastro, non si riesco a farvi vedere senza bestemmiare qua tanto. LOL. Eccolo qua. Se voi lo depositate qua,
vedete che ve lo sputa fuori. Quindi dovete praticamente buttarlo dentro come vi ho fatto vedere prima, perché veramente non riuscite, e occhio a non spingerlo troppo perché vi si ribalta, vi si rovescia la gente, e dovete veramente, ripeto, essere abbastanza chirurgici nel metterlo, nell'inserirlo qua, perché veramente sennò succedono disastri. Io adesso, vabbè, portate pazienza che non ho ancora preso molta mano. I tronchi vanno dentro anche molto più velocemente, sta molto prima a cippare. Aggiunta di telecamere, hanno aggiunta questa qui, è quella, diciamo, della pinza, molto comoda, e questa qui ulteriore, che praticamente vi fa come se fosse, diciamo, un mezzo, vedete come se la Gens fosse un trattore. Eccolo qua, questo, diciamo, è l'aggiornamento più importante di questo mezzo. Ok, lasciamo un attimo questo punto qui, vi faccio vedere un'altra cosa della Ponce. Hanno aggiunto altre misure di taglio, avete la possibilità di tagliare oltre i 5 metri, avete la possibilità di fare i 6, 7, 8, ovviamente sempre se la pianta ve lo permette, perché ovviamente se prendete l'abete piccolo non potete fare sti gran tagli. Qua. Quindi ho messo gli 8 metri, guardate che mi taglio anch'io qua. Ok, vedete che avete le misure più lunghe, che vanno bene magari sui bilici, sui camion più lunghi, e hanno fatto veramente veramente un'ottima cosa. Altra cosa riguardo agli alberi, all'occhio che non potete più venderli se non sono completamente sramati, dovete ovviamente pulirli tutti quanti, avete il tronco liscio, perché sennò non li potete vendere. Hanno diminuito anche un po' il valore degli alberi quando li vendete, perché si erano accorti che veramente con una motosega e con lo steppa si potevano fare i miliardi, quindi l'hanno abbassato un pochino. Altra cosa molto molto importante per quanto riguarda l'helper, l'hanno veramente migliorato, sia per quanto riguarda la guida, ora è veramente, fa veramente un ottimo lavoro, non lascia più i triangolini a fine campo quando si girava, adesso veramente va dritto, fa un lavoro molto pulito. Aggiunto il consumo, come potete vedere, è stato aggiunto ovviamente il consumo di semi, sia anche di liquame, letame, fertilizzante e tutto. E sì, veramente questa qua è un'ottima cosa, anche se comunque c'era lo script già di Upside Down che l'aveva sistemato. Vedete che in manovra è molto più pulito, vedete che fa veramente un ottimo lavoro. Se le seminatrici finiscono i semi, il pilota va avanti lo stesso, però praticamente vi dà un consumo ulteriore di credito, quindi vi vanno giù più soldi, insomma. Per quanto riguarda altre migliorie, hanno sistemato un po' i valori nelle statistiche, nel PDA, anche se comunque io non avevo neanche mai notato nessuna anomalia, anche perché comunque non è che lo usavo molto, con la scusa che non faccio carriere, diciamo così, alla Carlona, con la scusa dei video eccetera. Altra cosa che hanno sistemato è la capacità dell'etamaio, che però non ho visto di quanto, perché comunque io sono qua al 47% e ho 47.000 di letame, quindi facendo due conti l'etamaio tiene 100.000, che era la stessa quantità che tenevo prima, quindi non so realmente di cosa abbiano aumentato, comunque c'è anche questo nel changelog. Altra cosa di migliorie, non ho, diciamo, riscontrato niente. E, sì, la cosa, diciamo, più importante è stata un po'
la fisica dei mezzi, il comportamento per strada, la diminuzione dello slittamento, del pattinamento e tutto, che era veramente una cosa che serviva. Adesso non ricordo più se vi ho detto il problema del respawn dei mezzi, quindi quando li lasciate nella foresta non avete più problemi che magari ve li trovate da altre parti, quindi li potete lasciare qui tranquillamente, non ci sono più problemi di dei mezzi, del respawn, insomma. Niente, per il resto non ho notato nient'altro, queste sono le cose, diciamo, principali. Ovviamente oltre a fix varie, migliorie, piccoli bug, correzioni eccetera, non c'è altro, diciamo, di sostanzioso. Adesso vedremo per quanto riguarda script, documentazioni eccetera. Io finora non ho visto niente, quindi non so dirvi. Se ho dimenticato qualcosa per quanto riguarda la patch, fatemi sapere, che sì, ovviamente è sicuro che magari mi sono dimenticato qualcosa. Comunque ho voluto, diciamo, farvi notare le cose più diciamo corpose dell'aggiornamento. Io vi lascio in descrizione, come vi ho detto, il changelog e il link per la patch, quindi potete scaricarla tranquillamente. Se ho dimenticato qualcosa, fatemi sapere, ditemelo nei commenti. E niente, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao.